una ragazza o una donna non ti manda foto esplicite in chat, a meno che non sia brutta. Cioè, che significa? Che una ragazza, una donna, in genere, spesso e volentieri, non ti manda una foto di lei o se esplicita, ok? Se te la manda è perché molto, molto probabilmente è un cesso a pedali, cioè è dal punto di vista estetico brutta, cioè non bella, non gradevole, ok? Salve a tutti utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Girovago come sempre per la mia città, Roma, guardo la realtà per come mi si presenta, osservo, scruto, ma al tempo stesso da conoscitore del web o presunto tale, scruto i social e guardo quello che nei social viene proposto barra propinato e osservo anche quello che è il mondo, ripeto, di internet, in cui le persone vanno a interloquire con delle altre, va bene? E oggi sono qui per dirvi che effettivamente parlando una ragazza o una donna in genere non manderà mai e poi mai sue foto esplicite, a meno che non sia brutta, a meno che per l'appunto tu gliela vai a richiedere e lei te la manderà. Però per mandartela deve essere necessariamente parlando brutta, un cesso a pedali. A me è capitato più e più volte, no? Frequentando diverse chat, frequentando diversi social network, di avere a che fare con ragazze brutte o con donne brutte, con molte donne brutte, con molte ragazze brutte. E sapete com'è andata, porco Giuda? Bene, che per esperimento ho chiesto: ma ti va di mandarmi qualche tua foto intima? No, io giusto per capire, no? Io giusto così per comprendere, io giusto così per curiosità, non perché effettivamente parlando volessi vedere chissà che cosa. Bene. Giusto così per vezzo, giusto così per un sollazzo mio, giusto così per carpire, per conoscere meglio gli esseri umani, no? Ma ti va di mandarmi, insomma, giusto per capire, anche per valutare, avendo poi la faccia tosta, poi una domanda si può sempre fare, non è illecita, eh? Ragazzi, chiedere è lecito, io posso chiedere ciò che voglio, l'importante è che non vada a fare delle allusioni forti e o che vadano a ledere la privacy altrui. Una domanda si può sempre fare: che ti va di mandarmi qualche foto tua un po' più spinta? Bene, la risposta che, udite udite, io ho avuto nel passato è stata immediatamente quella di ritrovarmi lei praticamente senza vestiti addosso o addirittura lei tutta quanta scoperta, quindi non voglio utilizzare un linguaggio volgare, o addirittura lei, diciamo così, con una, diciamo così, situazione, no? Di visione nitida, completa, dalla sua parte, chiamiamola coperta, no? Dove non batte il sole. Quindi un primo piano, diciamo, va bene? Ora, io sono rimasto colpito, ovviamente, non tanto in bene, perché poi alla fine erano cessi a pedali, va bene? Però, magari fisicamente, no? Sebbene diviso, no?
bene diviso, queste ragazze, queste fanciulle erano dei mostri, però devo riconoscere che magari dal punto di vista del loro corpo erano piuttosto, insomma, ben fatte, insomma, bei seni e via di seguito, no? Belle gambe e via di seguito. Quindi non è che l'ho fatto, non è che ho fatto questa domanda perché volessi effettivamente vedere questo. Se qualcuno sicuramente dirà: oh Alea, ma guarda che te hai fatto, perché ci prova, non ci prova, ti hai fatto perché c'è, perché volevi vedere queste cose, volevi vedere, quindi ci prova, non ci prova, Alea. No, io l'ho fatto semplicemente perché volevo capire se queste ragazze si sentissero, diciamo così, inferiori. E io ho notato questo, e cioè che effettivamente parlando, queste ragazze, queste donne, che purtroppo sono dal punto di vista estetico non belle, quindi brutte, si sentono inferiori e pur di essere accettate si fanno queste foto che tengono al caldo, no? Di loro scoperte, che poi vanno a mandare a chi eventualmente gliene fa richiesta. Quindi magari ti va di mandarmi, per caso hai qualche foto esplicita, no? Da mostrarmi? E loro, ecco che de facto le vanno a mandare. Bene, quindi diciamo che non è una cosa brutta, per carità, è una cosa bella, perché io sono uomo, viva il Dio, ragazzi, viva il Dio, ragazzi, viva il Dio, ripeto, sono un uomo, sono un ragazzo, sono un uomo che ha un reale augello funzionante, ringraziando il buon Dio, il buon cielo, cioè il mio testosterone è un testosterone che funziona bene, okay? Quindi grazie a Dio, grazie al cielo, mi funziona l'uccello, non ho una disfunzione, no? Come si dice nel linguaggio medico, tutto mi funziona, tutto sta a posto, tutto va bene, di conseguenza mi piace, perché no? Cioè, ma è normalissimo, raga, significa che sono un maschio vero, un maschio completo, un maschione, tra maschio e un maschio, insomma. Cioè, non c'è niente di male, però mi fa riflettere che molto spesso questo accade. Attenzione, questo è un punto di vista mio, questa è una mia opinione, sia ben chiaro. Non è che io sto dicendo che tutte quelle brutte c'hanno le foto dei loro, tra virgolette, esplicite e sono pronte a mannarvele. Raga, non è che è sempre così. Però io ho notato che nella maggior parte dei casi, quando magari qualcuno qualche ragazza, qualche donna, con cui magari mi scrivevo, che comunque erano dal punto di vista estetico non belli, quindi non gradevoli, bene, raga, io magari facevo la domanda: ma per caso hai, ti va di mandarmi qualche foto esplicita di qua e di là, piripim parapam? Bene, la risposta è stata che nell'immediato quella fanciulla, quella donna, quella ragazza mi mandasse proprio, ripeto ancora proprio, la foto o le foto di lei, o completamente senza vestiti, senza abiti, oppure un bel primo piano, ok, della sua simpatica pesca, della sua simpatica pesca dolce, ok, oppure un bel primo piano dei suoi simpatici, nonché meravigliosi, nonché audaci, delle sue audaci colline alte, bellissime colline morbide e sode, okay? Cioè non c'è nulla di, io non so che sto facendo un improvvero, ragazzi, io sono contento, io sono soddisfatto di ciò, ti dico, caspita, ma meno male, cioè sono felice, vedere una bella, non una bella, vedere una donna comunque senza vestiti, anche se brutta, no, di viso, una donna non è mai volgare, cioè per me anche la donna scoperta, tutta scoperta, no, non sarà mai volgare. L'uomo, secondo me, scoperto, nudo, risulta volgare, a meno che non sia magari un Gabriel Garco o comunque uno che tenga alla propria estetica, va bene? Detto questo, io vi ringrazio in primis per la visione, in secundis per l'ascolto di questo video di oggi. Un salutone caro italiano, conoscitore italiano, iscrivetevi, mi raccomando, perché l'iscrizione è fondamentale per far crescere il canale. Condividete questo video a tutti quanti quelli che volete, su Facebook, su Twitter, su Instagram, dove volete voi. Un salutone caro.